siento todo adentro. Quanto è bella, quanto è bella questa canzone, era qui che me la stavo godendo, questa Prendila così di Battisti, ragazzi, un altro grande che purtroppo lui è andato via non per colpa sua ma per una grave malattia. Mi sembra in questo periodo ricorre la morte di Battisti. Quando era il giro? Lo ricordate? C'è qualche fan sfegatato che si ricorda quando era il giorno della morte di Lucio Battisti? Se senti che pezzo, questo è veramente chiavereccio. Senti che pezzo, altro che senti qua, senti. Prova a pensare con questa musica una che ti fa un bombolone, sì così. Sì così va, sì così. Sì, così, sì, cara, così. Dice sono brava, sì, non ti preoccupare, Dio santo. Ti fai proprio, ti rilassi, ti addormenti col piffero in bocca proprio. Vai, cosa facciamo fare? Indietro tutta. Oggi i successi di ieri con Gary Guido. Si chiama Michael Jackson. Su Michael Jackson c'è da dire tantissime cose. Tutto quello che lui ha fatto ormai lo sa tutto il mondo. Però comunque vada, noi siamo qui a fare un mestiere e dobbiamo dire che siamo molto dispiaciuti che sia morto uno dei personaggi, forse il numero uno della musica pop mondiale. Un personaggio che ci ha regalato delle belle emozioni, un personaggio che ci ha fatto ascoltare, ci ha fatto ballare, che ci ha fatto veramente vivere delle belle emozioni. E va bene, noi andiamo con una canzone dedicata appunto a Michael Jackson, ripeto, personaggio che ne ha combinate di cotte e crude, un personaggio che sicuramente il suo modo di vivere, il suo comportamento nella sua vita ha fatto sì che purtroppo se n'è andato via prima del tempo, perché comunque vada era uno che se avesse avuto una vita regolare, che se non si fosse vergognato di essere nero, sicuramente sarebbe stata una persona che avrebbe avuto tanto successo, avrebbe fatto tanti soldi e forse avrebbe aiutato tanta gente e avrebbe sicuramente continuato a portare avanti una sua espressione musicale, un suo personaggio. È morto perché purtroppo è morto perché se l'è un po' cercata, però noi che facciamo questo mestiere dobbiamo riconoscere che comunque vada è stato un grande artista e sarà un personaggio che per conto mio mancherà sicuramente. Ci ascoltiamo una delle sue canzoni più belle. A me personalmente questa è una delle canzoni più belle del suo repertorio. Peccato che ha demorso, anche perché in Italia non c'è molta cultura per quanto riguarda questo swing, il genere musicale che faceva Sergio Caputo. Insomma, per noi che si faceva radio, quando lui usciva con questi album, nei miei programmi scorrevano sempre canzoni come Un sabato italiano, Bimba se sapessi, Merci beaucoup, Vado alle Hawaii, L'astronave che arriva, Non bevo più tequila, Il Garibaldi innamorato, Italiani in mambo, Spicchio di luna, Dammi un po' di più, quella che stiamo ascoltando, In effetti, Effetti personali, Metamorfosi, T'ho incontrata domani, Le bionde sono tinte e Scooby-Doo. Queste erano le canzoni di una raccolta. Questo per esempio era dell'86, era Panella con Battisti, forse è stato uno dei migliori, perché poi ci sono state molte canzoni che non si è mai capito Panella che cosa avesse fumato magari prima di scrivere quei testi, che insomma erano di quelli che fumava molto. Sì, fra l'altro Lucio Battisti nelle sue produzioni finali, affidandosi appunto a questo paroliere, diciamo, diventa molto ermetico, si dice, insomma, si capisce poco, un po' tutte queste parole sono delle simbologie. Io ovviamente lo preferisco, insomma, nella versione Mogol, nella versione Giulio Mogol, Rapetti, che sia dal punto di vista musicale, pur essendo belli anche questi gli arrangiamenti, sia dal punto di vista musicale che delle parole, praticamente dei testi, e ci sono delle genialate, delle invenzioni. Una canzone che ogni tanto passo, peccato perché i New Trolls non l'hanno mai fatta uscire nelle loro raccolte,
Invece Per conto mio era una delle più belle del 77, copertina, questo è un 45 giri, copertina celeste e azzurra, era solamente tu, insomma un testo molto semplice però immediato, visto che qui c'è un sacco di donne che hanno messaggiato che piace molto, c'è Cristina, Elisabetta, Francesca, Sara, insomma di tutti, insomma dice bella questa canzone, lo so, e sai quando noi uomini prendiamo e diciamo a una donna solamente tu sai amarmi, sei l'unica che puoi soddisfarmi, insomma ecco, insomma è sempre un bel sentire, vero donne? C'era qualcuno che diceva, Guido, cosa ne pensi dei SUV, perché sabato Osvaldo ha detto che li odia. Io andare a sperperare i soldi a giocare, ma in tutti i campi mettono i soldi da parte e si comprano la macchina più grande. Solamente tu sai amarmi, sei l'unica che puoi soddisfarmi, insomma queste erano le canzoni che viaggiavano negli anni 70, perché questa è una canzone del 1977, New Trolls, ripeto, questa versione è mai uscita nelle raccolte dei New Trolls, potete andare a comprare qualsiasi cosa, sì, magari qualche volta la trovate, ma non è questa versione, la versione del 45 giri, copertina completamente azzurra. Quante risate! Parlo dei problemi della gente, non vado ad attaccare le persone che hanno avuto dei problemi, certo, e a prenderli per il culo, ecco, questa è una persona che per conto mio ha preso quello che si meritava, è stato scartato, oggi si arrabatta di qua di là per cercare di trovarsi uno spazio, ma questo è quello che poi il signore prima o poi paga tutti. Attrezzature e macchinari professionali. Silima la trovi in via Mariti 5R a Firenze, 055 42 20. Ditta Silima, consigliata da Radio Studio 54. Canzone bellissima che ogni tanto io passo, Love and Money. Lui si faceva chiamare proprio così, Love and Money, amore e soldi, ecco, insomma. Mi ricordo benissimo di quell'album bellissimo dove si vedeva lui col cappotto lungo su una macchina americana, diciamo fra virgolette anche un uomo interessante che si presentava alle donne dicendo, io ragazzi non è che vi posso dare tanto, io vi do solamente amore e soldi. E sicché insomma ecco, dice aveva la fila, dice c'era una carabinieri a casa sua, ci credo, vai, dice io vi do amore e soldi, ci sarebbe la fila, che vuoi fare? Ma vattene a fanculo. Anche perché è romano, sicché insomma sono tutti e due romani, Bombolo è morto poverino, l'altro è Renato Zero, invece Benigni invece è toscano, e poi soprattutto allora, buongiorno Guido, teniamo le dita incrociate e per i risultati stasera, grazie per la bella musica, Andy 75. La regione d'Italia che fanno serate, che riempiono locali, prevalentemente sono quasi tutti del genere di Sfera e Basta. Poi per carità c'è qualcuno che dice l'unico rapper secondo i miei gusti bravo che abbiamo in Italia è Fabi Fibra, questo che hai menzionato è un pazzo da rinchiudere. Poi ci sono tante altre situazioni, io sarà perché sono astemio, sarà perché non ho mai bevuto un caffè, non ho mai preso un alcolico, non ho mai fumato una sigaretta, però quando nelle canzoni sappiamo benissimo il potere che hanno i politici di fare il lavaggio della mente ai propri fan che vanno a votarlo, che darebbero l'anima e il cuore, basta vedere il pienone che c'è stato domenica per andare a vedere Salvini, che ci sono persone che credono ciecamente in Salvini, questo è un altro paragone, però ci sono persone che seguono molti cantanti, in questo caso nel mondo del rap quasi tutti parlano nelle loro canzoni, ci sono parolacce, soprattutto c'è sempre un riferimento a farsi le canne, alla droga, al superalcol, alla richiesta specifica e senza un minimo comportamento corretto verso la donna, verso la ragazza, me la dai, porta la tua amica quella troia, insomma i testi sono questi qui, ecco. Io onestamente non sono un arretrato, non sono uno che sono rimasto indietro nei tempi, perché io come radio, noi con Roberto passiamo anche musica rap di quelle ultime che escono fuori, forse magari ci sarà scappato anche qualche volta nel programma del Comedy Radio Show, è passato anche qualche canzone, una volta o due qualche canzone di questi personaggi qui, però di solito andiamo a selezionare quei brani dove non si fa molto riferimento a certe situazioni, a certe cose.
Va bene, che cosa abbiamo qua? Sì? Un attimo, la sentiamo da Montevarchi. Che cosa succede a Montevarchi? Ciao Guido, ti volevo fare complimenti per la canzone di Domenico Modugno e Fametto. Ah, meno male, via, allora non pensavo di esserci ieri rimasto indietro un vecchio rincoglionito, invece ti è piaciuta la canzone. No. Ti volevo dire solo questo, fatti complimenti perché ti ho messo Domenico Modugno, a me Domenico Modugno mi garba, anche se ho 46 anni. Ma il intendiamoci, in questo caso io non è che abbia voluto mettere Domenico Modugno in particolare, ho voluto mettere un testo di una canzone che con queste canzoni le donne avevano tutti i diritti di rincorrere un cantante, di andare ad ascoltare un cantante che ti trasmetteva delle sensazioni, delle emozioni e sognavi ad occhi aperti sperando di trovare un uomo che ti avrebbe detto quelle parole. Come fai oggi come adolescente a rincorrere un cantante che dice portami quella tua amica Troia che ce la facciamo con Bacardi e una canna? C'è una differenza abissale. È vero. Io avessi un bambino o una bambina e cioè tanto quel cantante calci in culo gli darei, niente. Quella non è musica, quella è merda, scusa la parola. No, va benissimo, ti ringrazio. Il ciclismo grazie a Marco Pantani, poi è venuto fuori tutta la storia, chissà se quella storia è vera fino in fondo, se qualcuno l'ha voluto far fuori, insomma non si saprà mai. Peccato però che un personaggio come lui, che veramente durava fatica, perché un conto è uno che magari fa il direttore, fa il furbo, ma lì bisognava, dice, ma si aiutava, però insomma pedalava, su quelle salite ci andava di brutto. A me era un personaggio che piaceva moltissimo. Ti ricordi qual era la mossa strategica di Pantani prima di scattare? No. Si lavava il cappellino, quando si lavava il cappellino sta per scattare. Ah, lui dava l'informazione, il segnale. Il segnale, quando si lavava il cappellino vuol dire che non ce n'era per nessuno. Comunque, a parte questo peccato, a me personalmente era un personaggio che piaceva moltissimo. E non voglio nemmeno dire in questo caso, come ho detto per altri, che non mi è piaciuto come è finita, perché come sapete io sono di quelli che ho manifestato, magari moltissimi non sono d'accordo con me, il fatto che quando uno è popolare e famoso, tipo Mia Martini o tipo altri, che gli dicano portaiella, si ammazzano e via scorrendo. Però Pantani mi rimaneva molto 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 simpatico. Grazie a tutti. Sicuramente ripensando a questo duo, noi fratelli, gli amici Righiera, Johnson, non mi ricordo, Orlando, non mi ricordo come si chiamavano, insomma i due Righiera, che poi uno dei due, quello più alto, ebbe dei grossi problemi, ricordate, fu uno dei primi che fu purtroppo arrestato perché fu trovato con una quantità eccessiva di ecstasy e cose varie, vabbè, comunque lasciamo fare. Queste discussioni, sono tanti personaggi dello spettacolo. 1983, grande Guido, io ricordo benissimo perché era a fare il militare. Mauro, il compagno pentito, hai letto la dedica che ti avevo mandato prima? Stavo lavorando e non potevo sentire, grazie di tutto. Allora, guardiamo un pochino qual è la dedica, perché deve andare. C'è molta confusione in questo Partito Democratico, lo dimostra il fatto che è un'armata brancaleone, lì c'è solamente la volontà di mantenere le poltrone, poi chi la pensa in un modo, ciao Salvatore, chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro. Questa purtroppo è la non conferma di un partito che non è mai esploso, forse è esploso in negativo, il Partito Democratico. Ho letto che Vincent il 31 luglio ha fatto l'ultima puntata. Sì, Vincenzo, sicuramente uno degli speaker più preparati musicalmente parlando, non è che ha finito, è stato messo fuori. E onestamente in quella radio Vincent era l'unica persona che sapeva fare il suo lavoro, era l'unica persona che sapeva fare il suo mestiere, era l'unico che si poteva permettere di aprire i microfoni e parlare, perché tutti gli altri onestamente lasciano molto a desiderare, perché lì c'è veramente un interesse. Con Vincent ci siamo sentiti, ho capito che comunque vada avrebbe avuto anche piacere di rientrare, ma noi non siamo in condizioni, perché è una società, la mia, anche se poi il proprietario maggiore sono io, ultimamente
è entrato un piccolo socio con un 5%, però come ripeto non siamo in condizioni di poter assumere, diciamo, le persone nel modo come avrebbe voluto Vincent. Sappiamo benissimo che per il momento stiamo trasmettendo io e Capozzi e basta, per il semplice fatto che quando un altro speaker all'infuori che di Capozzi entrerà in diretta da Studio 54 vuol dire che ha firmato il contratto che viene previsto dall'ispettorato del lavoro, che viene previsto da un sacco di situazioni, perché non vogliamo problemi, diciamo, ne abbiamo abbastanza, non voglio problemi causati da altre persone. Oggi quando uno va a fare un hobby, perché oggi fare radio nelle radio private è un hobby, non è un lavoro, se ti vai a giocare a calcetto devi comprarti l'attrezzatura, se vai a caccia devi comprarti l'attrezzatura, se vai a pesca l'attrezzatura, se vai a giocare a tennis io con patatine. Ecco, la radio è una radio come questa che può andare avanti tranquillamente. Noi abbiamo una proposta di richiesta di inserimenti anche in versione, diciamo, programmi registrati, che ci porterebbero ad eliminare tutti quei problemi legati all'ispettorato del lavoro, perché comunque vada, insomma, è tutta roba registrata, che qui fisicamente non c'è nessuno. Si potrebbe fare, però a me piace la radio live dove c'è lo speaker che alza il cursore e parla dei problemi della regione, parla dei problemi della città, legge un messaggio, interagisce con l'ascoltatore. Sicché il grande Vincent, ci siamo sentiti, lo saluto, ho accettato anche la sua amicizia nella pagina di Facebook, ci siamo anche parlati spesso, ho fatto anche un commento su quella che era la sua presenza. Peccato che il Bessi, che è il proprietario del gruppo Radio Cuore con tutte le altre radio, non abbia capito l'importanza e il valore di Vincent, perché era l'unico personaggio valido lì dentro. Il resto, insomma, onestamente lascia molto a desiderare. Allora, il Central Park l'hanno chiuso un mese per una rissa, vabbè, l'Ennova, e quando mai? Come mai non c'è Achille? Gli zingari gli hanno rubato il cellulare, diceva Aliosa. E a mezz'ora e mezzo ci collegheremo, l'ho già sentito per telefono. Qui non mi metto il timone di Marco Masina, voglio dedicare a Lorenzo che è stato lasciato dalla ragazza, grazie Filippo. In culo al mondo, perché negli anni 80 col mio amico Esmo Ciampanini, che è morto, che era il gestore di Radio Zero, che era una radio di Valdarno, era l'unica radio con cui io collaboravo, feci una festa del perdono con 7.000 persone, che poi loro portarono via perché chiuse la piazza, non poteva chiuderla. Però mi ricordo, era una brava persona, lui disse: guarda Chieri, a me piace collaborare, perché dice, so che sei preparato, e si collaborava, si faceva insieme. E mi ricordo che lui faceva con 500 watt negli anni 80 Roma Ventimiglia, da quel ponte lì. La miseria. Prima che venisse poi la famosa legge Mammì. Esatto, che limitava. Che qui. Roma 20.000 con 500 watt. Oggi con tre ponti non si riesce a fare, e manca poco, si fa mezza Toscana, per far capire i tempi come sono. Vabbè ragazzi, comunque allora questo che cosa dice? Qualsiasi iniziativa prendete, io sarò sempre con voi. Andrea del Valdarno, siete ecco, vedi, Valdarno si rammentava ora. Guido, a Montecatini alcuni giorni non sento te, ma chi se che vi sormonta? Questo è il problema. Nonostante ci sia un organo che dovrebbe tutelare, è come per esempio un'altra cosa su Kiske, lo voglio dire agli amici di Empoli. Noi si è fatto una riunione dove c'erano tecnici, dove abbiamo scritto nero su bianco, dove io avevo il ponte sul Poggio Ciliegio, che era appunto qui dalle parti di Poggio a Caiano. Io ho chiesto lo spostamento oltre Montecatini, fra Montecatini e Pescia, per non dare noia a certe cose, e il Kiskisse che ha acceso il ponte su Empoli doveva spostarsi a 95,7. Io lo spostamento l'ho fatto e questi l'hanno fatto e tutti zitti. Allora la legge in Toscana è uguale per tutti oppure no? No. Io penso che ci sono degli uffici competenti. Per gli amici si interpreta. Ecco, per gli amici si interpreta. Allora quando si tratta di non far rispettare le regole contro Gary Guido si fa finta di nulla, però Gary Guido se sbaglia gli si dà addosso. Certo. Queste cose io le voglio dire, le dico in diretta perché non ho paura, Ora comunque non so se te l'ha detto Achille, abbiamo detto di fare un'interrogazione a Roma. No, mi sembra giusto. Ora cominceremo a mettere di mezzo il governo. Siccome cominciano a parlare tutti, allora ognuno muoverà le sue interrogazioni governative. Ecco, si comincerà a parlare perché qui c'è qualcuno che vuole rompere le scatole. Io siccome sono il primo, io sono nato nel 75,
e nel 77 ho messo, anzi nel 75 sono stato il primo, ho messo 96, che la prima radio era a 100, scheda 96 a 100, quanto spazio avevo io? Perché io cercavo la frequenza 69, non esisteva di stipendiamo in contrario di 69, 96, perché ero malato in quel periodo di pastra, sicché, ecco, sicché, no, io quel 96 l'ho preso apposta perché ero in contrario di 69, ecco, e non c'era nessuno. Oggi se te vai a vedere, sono l'unica radio che ho 200 a 200 kHz, c'ho Kiss Kiss, c'ho addirittura una radio di musica italiana, c'ho Radio Subasio. Tutti sono venuti, si sono messi a 200 kHz. La RAI presenterebbe di avere chissà che cosa, però vuole essere tutelata e non mi vuole tutelare, certo, a me. Certo. Non va bene. Si è ricordato tutto quello che succederà, io lo racconterò in diretta, però facciamo presente, l'abbiamo detto col senatore Achille Toto, ora cominciamo a muoverci a Roma, perché tanto qui si è visto che muoversi qui... muoversi in Toscana non serve non a nulla. Non serve a nulla. Allora, si farà un'interrogazione su ai vari ministri che noi conosciamo, e guardiamo un pochino se si fa rispettare. Se si va a muovere un po' le regole, certo. Ecco, perché noi chiediamo di fare il nostro, non è che vogliamo di più. No, ma hai ragione, hai ragione. Ragazzi, allora ringraziamo, allora a Prato Centro non ti si sente, nella vostra frequenza si sente Radio Cuore. Di questa paranoica schizofrenica che si vedeva come trattava bambini, peggio degli animali trattava, una schizofrenica, dice ma purtroppo aveva dei problemi, se hai dei problemi non te la devi rifare, ma perché non se la rifaceva con qualche camionista o con qualcuno, ecco, diceva adesso sono nervosa, io ti tiro due schiaffi, ecco, metti uno schiaffo e ti tiro un destro io, tu rimani in terra in coma, e voglio dire, ecco, facile rifarsela con i bambini che non possano giustamente dire niente, che si prendano paura e tutto il resto, ecco, questa è l'Italia, un qualcosa di vergognoso che non si può accettare. Io penso veramente che siamo arrivati a un livello che andrebbe resettato tutto il mondo politico, qui dovrebbero esserci tutti i politici, mandare tutti a casa, dice a casa, tutti, dalla mattina alla sera tutti a casa. Ecco, che cosa succede? Succede, ora io non conosco le situazioni, diciamo, il commissariamento, diciamo, dovrebbe essere un corpo estraneo a tutto, che dovrebbero mandare avanti la baracca e finché non si rimette in sesto. Ecco, io sono dell'idea, ora magari sto dicendo delle stronzate, ma cittadini, persone, una commissione particolare, tutti a casa, tutti. Da là alla sera, tutti a casa. Ecco, da lì si comincia a vedere chi è che ha lavorato bene, chi veramente poteva fare qualcosa di importante, e le regole vanno messe ferre. Quelle sono mamme, quelle sono delle due donne che minimo dovrebbero fare minimo 15 anni di galera. Minimo. Dice, ma non hanno ammazzato nessuno, hanno lavorato a livello psicologico. Io voglio vedere se poi quando cresceranno alcuni di questi bambini, che poi si ricorderanno quelle cose, se diventeranno dei violenti, e se magari quella violenza che hanno subito la scaricheranno su altre persone, e chi è che paga lì? Magari quello lì è stato, nessuno si ricorderà che è stato un bambino che veniva fuori dal cippe cioppe, ecco, ogni tanto gli prende, perché succede a livello psicologico quelle cose, si scarica con, non si sa chi, magari viene pure arrestato e si fa pure la galera. Magari non si riesce a capire che lui era uno di quei bambini che ha subito violenza per mesi e mesi da due cialtrone, da due esseri ignobili. Ecco, questa è la situazione. Sicuramente molte radio non mettono Amedeo Minghi, perché c'è Amedeo Minghi. Chi è Amedeo Minghi? Ritorno al mare. Chissà quante volte è capitato, eh? Scusami, pazienza, mi fa fatica, mi metti le marce te?